Ragazzi, ciao! Allora, vi faccio vedere una cosa. Ok, speak in English too. Hello everyone. Now this is our fault. So what's that? Sto qua praticamente su un torneo satellite di Poker Stars. In pratica si chiama MS48, che fa praticamente... Adesso sono arrivato al tavolo finale, sono le 23:11. Dopo praticamente dalle 21:15, diciamo dopo 2 ore di gioco, in questo torneo siamo 147 iscritti. Se vedete nella lobby, a che serve questo torneo satellite? Praticamente qui non si vince nulla. So in this tournament you don't win money, but you, if you arrive in this position, so le prime quattro posizioni, first four positions, tu hai praticamente un ingresso gratuito. You have a free entry for this event, which is, this tournament that if you want to pay, you pay like 50 euro, 44,50 più 5,50, paghi 50 euro se ci vuoi entrare. Invece, vincendo questo torneo satellite, ci entri gratuitamente. Questo si terrà il vabbè, l'avete visto, no? Ah, devo giocare, ragazzi. Se ne catta così, chiamo, dai. Allora, vediamo un po' se riesco a arrivare tra le prime posizioni. Sto registrando? Ah, sto registrando. Va bene, no? Si sa mai. Beh, io una puntatina ce la farei qua. Po' poco. In teoria si dovrebbe puntare almeno... minimo mezzo piatto, anzi proprio vicino al piatto, però qui i bui sono molto alti, ecco, infatti vedi il tipo mi rilancia. Beh, io direi che posso anche tranquillamente foldare. I can fold in this case, magari a 10-10, magari sta soltanto facendo lo stronzo, però dai, diamogli queste chips. Ah, sono primo in questo momento, ha fatto bene, dai. I don't want to waste my fish. Chips, come si dice? Una volta un mio amico mi ha preso in giro e dicevo chips. Però mi sa che si dice chips. Va bene. Sì, non sono un giocatore di poker professionista. Allora, che faccio qua? Gli rilancio. Fold. Ma dai, io faccio fold, ragazzi. Non voglio rischiare, vedi, se uno ha un 10 qua, sono una coppia più alta. Allora, vi stavo dicendo, praticamente, se vinci questo torneo, if you win this tournament, so you can enter in this event free, gratis, e questo evento si terrà il 10 gennaio del 2016 alle 21:30, è un evento di 2 giorni. E praticamente il montepremi totale in palio è 100.000 euro diviso in questo modo per ora, perché poi man mano che si aggiungono i giocatori il montepremi sale e quindi anche chi si trova nelle posizioni inferiori vince comunque qualcosa. Ora vedete queste cifre, dice oh minchia che bello, sì ok, però comunque sia ci sono 48 iscritti, quindi cioè se tu già arrivi settimo non guadagni nulla e comunque sia insomma c'è da giocare molto bene. Quindi sapere quali mani giocare, quali foldare e quando bluffare. E questo vi volevo dire, ragazzi, io ora sto al tavolo finale e vediamo se riesco a classificarmi. Perché per classificarsi qui, in pratica, devo arrivare tra le prime quattro posizioni. E ho un'entrata gratuita per quell'evento. So, if I arrive in the first four position, I have a free entry for this main event. With 100,000 euro as award. Magari. Vabbè, vediamo se riesco a classificarmi nei primi 4 ora. Sono primo in questo momento. Questo è il tavolo finale. Sono 2 ore che gioco, ripeto, fold. Sarò molto tight adesso. Prudente. Poi farò la cazzata, sicuro, e perdo tutto. Vediamo. Questo ha puntato 100.000 dollari. Euro.
Sì, allora qui non stiamo giocando a euro, cioè naturalmente io questo è un satellite, quindi ognuno ha pagato attraverso gli Stars Coin, che sono gettoni gratuiti che ti dà poche stars a mano che gioca, cioè gratuiti, nel senso a volte ci hai messo dei soldi e lui comunque ti rilascia, diciamo, dei punti anche se perdi o vinci, insomma, a prescindere ti rilascia dei punti per la frequenza con cui giochi e con questi punti, con questi gettoni, tu puoi iscriverti a dei tornei satelliti gratuitamente, cioè anziché investire soldi, investi solo questi punti che ti ha dato poche stars. Io, per esempio, al momento ne ho 224. Questo torneo mi è costato 50 di questi punti. Infatti, prima era tipo a circa 300, adesso e ne ho investiti solo 50. Attenzione, non ho fatto un ribuy perché puoi anche ricaricare, cioè se perdi, puoi ricaricare i gettoni nelle prime fasi, poi nelle fasi finali, no? Allora, 8-8, giusto una puntatina per mettere paura, così, vediamo se non c'è nessuno che fa lo stronzo. Non mi va di andare all'in, non mi va di rischiare tutto ora, però se è necessario si fa anche, ecco, vedi, magari esce un 8, vediamo. Siamo nel vivo di azione, ragazzi, adesso mi emoziono e perdo tutto, perché sto filmando, sto parlando con voi. Vediamo un po' che succede qua. Ecco. Succede che sono una merda. Fanculo, ho puntato troppo poco. E ho perso chips. Perché vedi, la paura ti fa fare cazzate, perché io gli sarei dovuto andare all in, così l'avrei spaventato, lui pensava avessi un 4 e magari foldava. Ciò non toglie che il 4 poteva averlo anche lui, ma non credo che avrebbe fatto quella puntata prima con un 4. Comunque ho fatto una gran cazzata e ora sono terzo. Quindi ragazzi, dici, ma dov'è lo sfizio di vedere questo video? Lo sfizio è che io prima ero primo, ora sono terzo e qua entrano solo i primi quattro, quindi faccio un'altra cazzata e mi sono giocato il torneo. Non solo questo, mi sono giocato l'altro che è ben più importante perché si vincono soldi veri. Sì, prima volevo spiegarlo anche in inglese, ora mi sto distraendo, mi sa comunque, yes, you have seen, I was the first in this table, now I'm the third because I'm doing bollocks, because I'm trying to do too many things, making a video, play poker, and of course I'm first, and the fear of fall made you fall, made me fall. Allora, si dice che cazzo è sto foglio? Questo è un foglio dove mi segno appunto tutti i tornei che vinco, a cui partecipo, che è molto importante nel poker sapere un attimo gestire. Ragazzi, io vado all'in qui e come va va. Non posso rischiare di... Se perdo, perdo. Bisogna avere anche coraggio alla fine. Prima 8-8, 5-5, ok, lo passo. Now 10-10, I go all-in. Happen what has to happens. Because you can't win a tournament, because we are 9. So, only the first 4 position win, solo i primi 4 vincono, quindi 5 devono essere eliminati. Se non voglio essere io l'eliminato, devo essere anche un po' aggressivo, soprattutto quando una mano è abbastanza buona, come 10-10. Infatti, ho recuperato qualche chips. Good, isn't it? Ma spero che si senta bene, qua ragazzi sto facendo una registrazione veramente così come viene, perché cioè, tra l'altro anche sonno. Ora non è che sono 2 ore che sto attaccato al computer, sono andato un po' in sit-out, ti fumi una sigaretta, vai fuori, fai un giro, ci sono anche delle pause di 5 minuti ogni ora. Però vabbè, nelle fasi finali bisogna essere concentrati. Attenzione, che mano. Ti immagini riuscire un altro jack o una scala? Jack 10, ecco, anche questa è una mano che dovrei giocare. Vediamo se mi conviene.
Adesso ci saranno i coach che guardano questo video e diranno: ma come cazzo gioca questo? Ma che si crede di essere? Ma io sono nessuno, infatti sto giocando, mi diverto finché è gratis, finché c'è l'opportunità di vincere qualcosa, qualche base del poker, nulla di che. Ok, bella puntatina e mi lascia le chips. Poi ci fa il blef, no, non era un blef, una buona mano, quindi se ci veniva, veniva e giocavamo. Se andavo lì, magari avrei foltato. Magari, magari, non ti abituare. Ragazzi, vi metto un po' di musica, che devo fare? Io voglio mangiare un mandarino. Mi ero alzato per mangiarmi un mandarino, però non voglio lasciarvi da solo a rompermi il cavolo col poker qua. No, molto divertente. Anche vedere le mani del... Caspita, quello ha vinto con cosa? Full di 5 donne. Caspita. Hai visto lui aveva il tris? Assurdo. Quello aveva il tris? Vabbè. Vabbè, questa mano l'ho proprio persa, ragazzi, sto pensando al mandarino, scusate. Ho cambiato idea, ho preso un pezzo di crostata che ha fatto mia zia. Questa è una mano che dovrei giocare. Comunque, se avevo tempo facevo un video creativo, però ragazzi qui siete in diretta, capito? Cioè questa è una diretta. Puntiamo? Vai, per tre. Le puntate si fanno il rilancio minimo e il doppio del buio, altrimenti puoi farlo per 3 volte. Non ti conviene mai entrare in azione soltanto col call, perché puntando fai foldare intanto qualcuno. Cioè qualcuno passa la mano. So, when you... Due bet, somebody can fold, so you have less enemies on the table, you know? Che faccio? Punto. Merda. Perso, ragazzi, è finita. Ho fatto una cazzata, non dovevo giocare. Quarto, cioè l'ho finito. Vabbè, se arrivo quinto mi prendo 3.000 gettoni, che non è male comunque, però. Vabbè, pure questo. Ah, sono tornato terzo, che bello. Ma è noioso questo video, quanto sta durando? Minchia ragazzi, 13 minuti. Vabbè raga, oh, povero è così. Questa crostata è molto buona. Comunque ora cerco di intrattenermi un po', dai, dico qualche cazzata. Ecco, per esempio ora il gioco. Che faccio? Me la rischio. Se ci devi puntare o fold, senti, me la rischio. Questi ragazzi, dai, come va, va. Ora perdo, ragazzi. Me la sta a tirare, sì, perdo, perdo, madonna. Chiamato pure quello, c'è un sacco. Quello c'ha asso, K, asso, asso. QK, minchia. Questa vince. Minchia, ho vinto io, che bello. Che bello, ragazzi, ho fatto benissimo. Poker sì. Ora è scherzo, sembra che non capisco un cazzo, manco ho visto la mano. In realtà non è così, cioè, un po' me lo so studiato il poker, poco poco, insomma, il minimo indispensabile per giocarci anche a soldi. Quindi, minimo vuol dire per me un 6 mesi almeno a giocare a fish finta. Infatti, se volete, guardate sempre praticamente la... Che faccio? Check qua o rilancio? Ma facciamo check, dai, giochiamo tranquilli. Invece era meglio da rilanciare. Io ci punto. Ah, ragazzi, tocca giocare così, eh. Ecco, vedi sta merda. Io per 1515 lo chiamo, che me frega. Eccolo, c'è scala. Vabbè. Però dai, per 1000 lo chiamavo, che faccio? Non lo chiamo.
ecco, sto cumo che fa, mo me la rigioco e parto. Stavo dicendo, mi sono allenato per 6 mesi, so I trained myself for 6 months with free chips. Così you can play gratis on PokerStars, puoi giocare anche a Fish Finta all'inizio per allenarti, cioè all'inizio, anche ora. Cioè, praticamente io vado qua, soldi virtuali, soldi veri. Vabbè, ora sto un po' i soldi virtuali, ma ti spiego il perché, nel senso che se manco te lo spiego, io li vado in all-in e basta. Vieni, vieni. Spacco il culo. Non è vero, devo perdere, devo perdere. Si è spaventato, aveva avuto una bella scorcia prima. Non so se era lui. Comunque, ragazzi, guys, I'm first again. Ci sono ancora 7, ragazzi, ancora non è finita. Io qui, se fossi in un'altra situazione, chiamerei, ma qui, fold, che sono primo. Scusate, ragazzi, mangio un altro po' di crostata. Anzi, vi dirò di più, la finisco. Qui fold. Allora. Fold. Perché faccio fold? Perché asso e 5, prima di tutto, non è, it's not a suited hand, vuol dire. Non è dello stesso seme. Tu potresti dire no, asso 5, però dai, magari una scaletta, c'è 2, 3, 4, sì, vabbè, però sono casi veramente fortuiti e particolari. Potresti anche giocarlo, però almeno deve essere dello stesso colore. Almeno ti resta l'opportunità di fare un colore. 6 e 7, per esempio, me lo potrei giocare. È una mano che in un'altra situazione mi giocherei. E forse dovrei giocarla anche qui, e infatti faccio fold. Mi tengo la mia prima posizione per ora. Scusate, sto inghiottendo la crostata. Anzi, mi faccio aiutare con dell'acqua. Vedi? Sentite questi suoni? Quando tu stai mangiando la crostata. Oddio, che faccio? 9-9. Gioco? Mettiamo paura, 20.000, dai, proviamo. Devo giocare, ragazzi. Non si può vincere un torneo, però se sei primo, un po' devi giocare. Che faccio? Ragazzi, che faccio? Rischio. Fold. Non lo so. Mi sono sentito di fare fold. Sono secondo. Credo sia una mossa sbagliata questa. Bisogna avere coraggio. Però, non lo so, con 9-9 mi chiama quello. Tutte quelle chips, secondo me, cioè sicuramente ha un asso, un K. E sono parto abbastanza sfavorito. Cioè sì, è un coin flip. Nel senso che poi la resa di conti c'è il 50% di possibilità. Però, ecco, intanto ho recuperato questa, vedi? Non capito, ci vedi, questo qui è bravo nel senso che non vuole fare male a nessuno, vuole solo entrare in quel torneo e mi ha ridato le chips. Gli facciamo il bluffetto? Proviamo. Vaffanculo, mi ha chiamato questo. Tipo, questi sono bluff che non dovresti fare giocatori come lui. Cioè, non lo so, questo mi fa paura solo perché ha tante chips. Poi magari un fish, cioè, fish vuol dire un giocatore che non sa giocare. Però questo magari è forte. Comunque il bluff ha funzionato, eh. Non vi ci abituate, eh. Poi magari giocate contro di me, dite, tanto questo bluffa, sei col cavolo, bluffo solo in certi momenti. Non lo saprei mai. Magari sei convinto che faccio un bluff e invece ho 2 assi. Io rilancio qua, perché uno è in sit out e uno è piccolo buio. Ha chiamato questa merda. Siamo rispettivamente primo e secondo. Io ci punto.
Questo secondo me potrebbe anche saper giocare, cioè lui magari il 10 non ce l'ha, però giocando così vuol convincermi che ha il 10. Io se fossi più bravo di lui dovrei andare tutti in all-in e dire no, il 10 ce l'ho io, però se ce l'ha davvero io non me la rischio ragazzi, sono secondo, anzi magari forse 100.000 chips, se faccio un po' il bravo magari qualcuno gli leva qualche chips, torno primo. Viviamo tutti una bella situazione più tranquilla. Insomma, io poche volte mi sono trovato ai tavoli finali così per una cosa abbastanza importante, ragazzi. C'è un torneo, un'entrata a un torneo gratis dove si possono vincere, cioè c'è un montepremi di 100.000 euro. Qui anche potrei giocare. Proprio ieri ho sentito un'intervista con un ragazzo fortissimo, Dario Minieri. No, non so se era lui che diceva questa cosa. Sì, forse lui, insomma, si parlava della coppia d'assi, che di solito va giocata, anche in all-in. You always play ace-ace. But, you know, when you are in this case, you are the first or the second in the really important tournament, yes, you can, puoi anche foldarla in qualche modo, cioè. Anche qua, quel K me la potrei giocare. Ragazzi, vedi, questo ha vinto delle chip, cioè non si può continuare così, bisogna giocare. Giochiamo, dai. Bisogna giocare. Questo lo facciamo fare da subito, così me la vedo solo col pitoncino qui. Se folda, mi rilancia. Ciao. Che c'ha questo? C'ha Ace Hot, The Nuggets 10-10. Ha vinto quello oltre. Ma dai, chi ha perso io? Ecco qua. Furia di mangiare crostata, eh. Sono ancora terzo, però. Com'è che sto terzo? Ah, oh, sì. Beh, in realtà avevo parecchie chips. Sono sempre i primi 4. Perché poi capito, man mano che la gente si iscrive, aumentano le entrate. Adesso siamo quasi verso la fine del torneo. Ecco. In corso da 2 ore e 25 minuti. Vediamo se riesco a giocare questa mano con un check tranquillo. Che palle. Fold. Io spero che lui prenda qualche chips a quel. Cioè, Dio, non lo so. Eh no, il cacchio, adesso sono quarto però, che stupido. Questa ho l'impressione che ci viene sempre. Sì, vabbè, ciao. Questo mi vuole eliminare, mi fa diventare quinto. Io quinto non ci divento, sono ancora quarto. Posso ancora farcela. Ragazzi, questo video durerà un'eternità. I video di poker sono così, durano mezz'ora. Lo so, avevo promesso che vi intrattenevo, ma non so proprio che fare, devo stare anche concentrato. 8 e 2, la foldo. Mamma mia, però che palle a un certo punto. Infatti, quelli che giocano a poker, tipo da professionisti, di solito giocano su più tavoli contemporaneamente, si chiamano i grinder, cioè aspettano le mani molto buone e giocano più tavole, così diminuiscono la cosiddetta varianza. Io non farei mai questa cosa perché cioè, mi scoccia, poi cioè, devo anche fare altri lavori, quindi al computer, insomma, stare lì a cliccare come una macchina non lo farei. Comunque prima vi stavo dicendo questo fatto delle chips finte, perché un giorno voglio fare un video dove vi spiegherò come avere molte più chips finte per allenarvi. Sì, ma perché sono gratis, sì, però tu ne puoi tenere massimo ne puoi richiedere 3.000 in un'ora. Invece io ho scoperto un modo, oppure le puoi comprare, cioè con 1 euro ti danno non so quante chips. Però io ho scoperto un modo per avere chips gratis. Ci devi perdere un attimo di tempo, cioè nel senso devi iscriverti a certi tornei e
Però poi lei è gratis automaticamente senza fare nulla, cioè nel senso tu puoi spegnere il computer e nel frattempo il tuo account guadagna chips gratis. Avevo pensato di fare un video per svelarvi questa cosa e credo che lo farò a breve. Quindi sempre guardate l'iconcina qui della scheda se la metto in questo video, in alto a destra sul video di YouTube. C'è sempre la sezione delle schede con il puntino della i di info e vedete appunto se ho messo questo nuovo video, così potete capire come iniziare ad allenarvi se avete voglia di giocare a poker avendo tante chips, perché quelle servono per iscriversi a tornei che costano di più anche a soldi finti, dove però magari ci trovi giocatori più forti e quindi impari come giocare. Ecco, io non ho imparato nulla perché nel frattempo sono sceso in sesta posizione, quindi come vedi nel poker non ci si può mai rilassare. 8-9 non gli vado in all-in. Io fra poco vado in all-in, ragazzi. Non con 8-9. Magari questi si stroppeano. Vediamo che succede. Sta vedendo loro due, uno sarà eliminato. Vediamo qui. Perché ha vinto? Ah, perché c'è la carta alta. Asso carta alta. Sono l'ultimo da primo che ero. Ragazzi, ma forse mi fa male fare video mentre gioco a poker, eh? Senti, io me la gioco così poco alla cazzo di cane. Quello ha chiamato pure. Mamma mia. No, non ci credo, perdo così, ragazzi. È il poker. Ho finito in sesta posizione. Cioè, tu guarda la sfiga. Sesta posizione, non guadagno nulla, cioè mi sono giocato un'entrata a questo torneo. Io ho perso 2 ore della mia vita per questa cazzata qua, di cercare di fare un bluff a questo, di rubare un buio con 3 e 5. Quale cazzata ho fatto? Che questo poi è uno che chiama con asso 3, cioè questo non è manco forte, quindi infatti ha perso. E io più stupido, cioè. No, davvero, perché? Perché mi è mancata la concentrazione. Ecco, diamo un senso a questo video. Era partito che volevo farvi vedere in diretta come vincevo l'ingresso a un torneo, adesso gli diamo il senso di come il poker sia spietato. Vabbè, ragazzi, magari un giorno vi faccio un altro. Il torneo è terminato, grazie per aver partecipato. Grazie al. Vabbè, va bene ragazzi, però questo video acquisisce un senso secondo me, no? Che ti spiega come, insomma, alcuni giocatori sono molto bravi e fortunati, altri basta un minimo che si deconcentrano, oppure magari sono sfortunati in una mano e succede questo, devono lasciare, sì, chiamami fish, chiamami donk, quello che vuoi, però è anche il poker. Mi sono deconcentrato, non so se magari cercando di fare un video, magari perché dopo 2 ore sei stanco, quindi insomma, il poker è da prendere sul serio, bisogna essere ben concentrati e soprattutto non cercare di fare bluff stupido, di rubare un buio con 3, 5 suited, cioè. Però vedi, poi lì escono le carte, ci credi anche, esce il colore. Poi magari usciva il colore e diceva, ah, vedi, hai fatto benissimo. E se tornavi primo, no? Che ne sai, che ne sai? Cioè, anche fortuna alla fine. Sì, ho fatto una giocata sbagliata, sicuro, ho sbagliato. Però alla fine, magari altre volte per la giocata giusta, c'è quello che ti chiama con 3-5 e gli esce 3-5 suited e gli esce il colore. Capita anche questo. Quindi, ragazzi, il poker è così. Dunque, che dirvi? Sto cercando di arrampicarmi sugli specchi, dare un senso a questo video che volevo chiamare il mio grande ingresso nel torneo. Invece, va bene, non so, sto pensando al titolo da dargli, voi già lo vedete, già vi state facendo due risate magari, oppure dite, ma che stronzo questo, non lo so, perché non so ancora che cazzo ci scriverò. Va bene, ragazzi, ciao, allora è nulla, che ne so, se vi volete scrivere, ma fate voi, perché boh, dopo questa neanche io mi iscriverei, non lo so. Ad ogni modo, se torno in ottavo finale, rifarò la diretta. Insomma, io poi la metto comunque, se vinco, se perdo. Cioè, io spero di vincere. Va bene, ciao ragazzi, buonanotte, se fate una certa. Ciao ciao. Ciao ciao, sì, ciao ciao, si interrompe da solo. Ciao belli.